Sì, grazie Presidente. Ringrazio i colleghi che hanno proposto questo atto di indirizzo, che ovviamente è assolutamente condivisibile, quindi ovviamente anticipo il voto favorevole del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle, e anzi, al di là del supporto qui in aula, mi impegno anche a seguire la vicenda, se necessario, anche attraverso le nostre sedute della Commissione Mobilità. Più in generale, quello del tema della sicurezza degli autisti è un tema sicuramente importante nel nostro piccolo, e ringrazio il Vicepresidente Di Palma che si sta facendo promotore di questa iniziativa, un'iniziativa molto importante che abbiamo fatto su tutte le vetture ATAC, dove sono state affisse delle locandine che ricordano ovviamente a cosa si va incontro, anche a livello ovviamente penale, qualora si inveisca contro un autista. Queste locandine, che sono state predisposte dall'azienda, le stiamo predisponendo anche e mettendo a disposizione per l'installazione negli autobus della Roma TPL. Per carità, è un piccolo gesto che però va già a dissuadere magari chi ha delle intenzioni poco carine e poco rispettose di chi lavora e di chi è in prima linea per offrire un servizio in questa città. Quindi il nostro voto è favorevole, ringrazio i colleghi, ovviamente siamo a disposizione per sostenere e portare avanti quanto descritto nel deliberato. Grazie.